Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Medieval. Siamo arrivati al serpente delle zucche. In questo livello ci sarà un'altra boss fight, come potete immaginare. Dobbiamo affrontare il re zucca. Il re zucca dorme. Se vuoi ottenere udienza con questa pianta regale, devi ridurre in poltiglia tutti i suoi baccelli. I baccelli sono questi. 8 baccelli, perfetto, restano. Ragazzi, il calice è nascosto in questo livello e non sarà ottenibile fino a quando non uccideremo il re zucca. Quindi non fatevi problemi a cercarlo prima, ok? Inoltre, qui c'è qualcos'altro anche da vedere. Aia, queste cacchio di zucche. Si sussurra che la strega zucca sia in possesso di una ricercatissima gemma di drago. Se sei in possesso di un talismano delle streghe, puoi invocare questa amabile signora. Noi il talismano delle streghe ce l'abbiamo. Lo abbiamo raccolto molto tempo addietro. Esattamente nel terzo livello, se non sbaglio. Usiamo il talismano e parliamo con la strega. Buongiorno signore, sono la strega zucca. Sono come una mamma per queste zucche. Do loro tutto l'amore e la cura che un frutto giovane potrebbe chiedere, dal momento in cui i primi germogli spuntano dal terreno fino a quando taglio la loro testa per mangiarle. E guarda come mi ripagano, scappando e provocando danni. Quel mascalzone di zuccone ha una cattiva influenza sulle piantine giovani. Se gli dai una bella lezione, ti faccio un bel regalo. Un regalo che potrebbe essere appunto la gemma di drago. Che ci serve? Allora, no, di qua dietro non c'è niente. Dobbiamo cercare adesso i baccelli per poter evocare il re zucca. Sei baccelli. Il re zucca non è così difficile come tutti pensano, eh? Anzi, probabilmente è molto semplice se sapete come batterlo. Siccome lui non si può muovere da lì, potete attaccarlo con le armi a distanza fino a quando non si consuma tutta la vita. E questo è il segreto. Ok, 5. Aia. Sì. La festa, Visto comunque la spada com'è potente, nonostante non è carica. Questi esplodono. Vedete, i pesci qui sono in difficoltà perché non c'è acqua. Zuccone sta letteralmente uccidendo tutto quello che c'è intorno a lui. Dobbiamo ucciderlo per ripristinare la natura qui intorno. I fiori sembrano morti, no? Dopo ci fulleremo a quella fontana. Intanto cerchiamo altri nemici da sconfiggere. Come vedete, Zuccone rimane fermo quando gli distruggiamo i baccelli. Questo lo useremo dopo, quel baule. Non c'è pulcatura dentro, ma è di nuovo una di quelle specie di granate elettriche che distruggono tutto intorno. Zuccone non ha momenti di invincibilità, quindi se siete capaci a colpirlo continuamente. Ed ecco qua. Si è attivato. Ora armiamoci di balestra. Oh!
distruggiamo questo. E gli ha tolto un bel po' di vita. Ragazzi, e questo è il boss. Non siete costretti ad andarci vicino. Per niente. Guardate quanto cacchio è semplice. Semplicissimo. È morto. Essendo morto Zuccone, ha cambiato parecchio qui intorno. E lo so che direte, lo so che direte. Direte, ma come hai fatto a scoprire una cosa del genere? È semplicemente logica, ragazzi, perché se ci pensate, se Zuccone è bloccato lì in mezzo, non poteva muoversi perché ha le radici sotto. E dopo vari tentativi, è molto semplice da sconfiggere. Intanto sto caricando il calice, eh. Qui non ne compaiono di nuovi. Ok. Mancano pochi però di nemici per... Oh, bravo. Vieni qua, vieni. Dove stai? Dove è andato? Dove è andato quel nemico? Ah, eccolo. Olè. Ne mancano ancora pochi. Qualcuno è uscito. Strano. Ripulliamoci. Ok. Notato qualcosa di diverso? Qui. Si può scendere. Anche una fiala dell'energia. L'altra non la prendiamo, nel caso dobbiamo bullarci di nuovo. Cavolo, il calice ancora non lo posso raccogliere. Non pensavo ci fossero nemici qui sotto. Invece devo andare alla ricerca di altri nemici. Veramente. Dove siete, nemici? Mi servono altre zucche da uccidere. Ti prego, dimmi che compaiono. No? No? E dove cavolo sono le zucche? Vabbè, parliamo con la strega. Un bello spettacolo, davvero, signore. L'uomo e il vegetale si sfidano a un duello all'ultimo sangue. Oh, sono emozionata. Tieni, prendi questa gemma di drago come ricompensa. Ah, che adorabili creature imponenti, i draghi. Prendiamo la gemma di drago. Sono due gemme, ovviamente. L'altra è... Ah, eccolo qui. Eccolo qui. Sarà nascosto. Ora ci tuffiamo. Raccogliamo la fialetta. E raccogliamo il calice. E anche questo livello è andato. Ora il prossimo livello è il villaggio addormentato. Il villaggio che si vede all'inizio nella cutscene. E vi posso assicurare che non è per niente un livello semplice. Ma questo lo vedremo un'altra volta. Ovviamente adesso andiamo al salone degli eroi e vediamo chi ci darà qualcosa. Perché il primo piano l'abbiamo completato, giusto? Vediamo un po'. Ancora Woden? No, dobbiamo adesso salire al secondo piano. Bellissimo. Imam Sishogama. Dani, dimmi, cosa deve fare una regina guerriera per incontrare qualcuno come te? Non essere timido, ragazzo. Ho visto che mi guardavi. Sarai anche smidollato e banale come tutti gli uomini, ma mi piaci, Daniel. Adoro gli uomini che non rispondono.
Se tornerai, credo proprio che ti vorrò come marito. Adesso apri bene le orecchie, Zuccherino. Il tuo arco e le tue frecce vanno bene per i lavoretti, ma se vuoi fare sul serio, prendi questa lancia. Pensami quando la lanci. Un'altra arma molto utile, la lancia. Peccato perché ne sono solo 30 adesso. Però ragazzi, veramente potente dalla lunga distanza la lancia. E soprattutto sì, Imam Shishongama è innamorata di Daniel. Detto questo, torniamo alla mappa. No, non ancora, non è ancora giunto il momento di salvare. Ok, il villaggio addormentato sarà il prossimo episodio e sono sicuro che molti lo vorranno vedere, perché è un livello molto particolare. Detto questo, ragazzi, ci vediamo, ci salutiamo e il prossimo livello appunto sarà il villaggio addormentato. Alla prossima!